Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi mi trucco con voi e voglio mostrarvi qualche prodotto che vi ho già mostrato in azione nell'ultimo video Get Ready With Me. Quindi ve lo rimostro e vi aggiorno su quelle che sono le mie impressioni su questi prodotti, su quelle che sono le mie idee. Sto parlando principalmente di questo prodotto qui, il fondotinta di Astra, il Compact Foundation Balm, quindi l'ultimo prodotto per la base uscito in casa Astra, ma sto parlando anche del primer di Overskin che sto utilizzando da tantissimo tempo e quindi adesso ho un'idea completa al 100% su questo prodotto. Allo stesso tempo però andremo a provare qualcosa di nuovo perché nel frattempo io non ho resistito assolutamente e ho voluto prendere anche uno dei bronzer di Mesauda della nuova linea Skin Mate, e questo è nella colorazione 106 You Know It. Ve lo mostrerò dopo in azione. Ho anche da mostrarvi qualcosa di nuovo come prodotti occhi, ce l'ho qui preparata. Si tratta di questa meraviglia qui, è una palette di Unearthly Cosmetics che voi potete trovare su Monolith e si tratta della Leather and Lace. Molto bella, ve la mostro velocemente perché poi vi ripeto, ci andremo a truccare insieme, quindi la vedrete in azione. Questi sono i colori al suo interno, ma in realtà, insomma, abbiamo un po' di cosine, andremo per gradi e proveremo tutto. Allora, inizierei proprio dal primer. Mentre lo applico, ve lo racconto. Allora, questo è un primer di cui vi ho già parlato tante volte, sia nel video haul, sia nell'ultimo video Get Ready With Me, e poi in realtà non ricordo, forse l'ho usato anche in un'altra occasione con voi, ed è parecchio che io lo sto utilizzando. Quindi ho un'idea ben precisa su questo prodotto. Il prodotto a me piace tantissimo. È un primer, ovviamente siliconico, che promette di andare ovviamente a appiallare la pelle, quindi a ridurre i pori e poi a mattificare. Allora, io sono un po' fortunata da questo punto di vista, non ho particolari problemi per quanto riguarda la pelle, non ho acne, non soffro di acne, non ho macchie, insomma sì, ho qualche difetto come tutti quanti. Il mio difetto, diciamo, chiamiamolo difetto, ma in realtà sono particolarità che ho per il viso, sono le occhiaie. Per il resto io non mi posso proprio minimamente lamentare. E devo dire che questo prodotto a me piace tantissimo proprio per il suo effetto mattificante. Ormai, vi ripeto, lo provo da diverso tempo, l'ho provato con diversi fondotinta, con diversi prodotti e vi posso dire che per me funziona benissimo con tutti i prodotti con cui l'ho provato. Quindi sia fondotinta un po' più liquidi, sia fondotinta un po' più corposi, anche con questo qui di Astra funziona benissimo. Anche con i fondotinta in siero, insomma, per me questo primer è stata la svolta. Io non l'avrei mai detto perché, come sapete, non compro primer viso, ho questo qui in smaltimento della NYX dall'inizio dell'anno e non riesco a terminarlo, eppure vedete che è una mini taglia. Mi metterò sotto e cercherò di finire anche questo qui perché, insomma, non voglio fare che poi utilizzo questo e mi dimentico quello della NYX che non mi piace, quindi lo voglio smaltire. Quindi io non, è l'unico primer viso che ho. Ne ho un paio di primer illuminanti, ma perché me li ha mandati Pixi. Scusatemi, io ho qualcosa negli occhi nel frattempo, quindi cerco di andare avanti così. Vi dicevo, ho qualcosa di Pixi, ma non li compro i primer. Quelli di Pixi mi sono stati inviati dal brand. E devo dire che sono rimasta contentissima, un prodotto ottimo. Ad ora tutti i prodotti del brand mi sono piaciuti, però se dovessi dirvi a scatola chiusa, insomma, andate e prendete un prodotto, vi direi questo qui. Non lo so se su una pelle secca può servire, vi dico la verità, perché alla fine sì, come perfezionatore sicuramente, anche su una pelle secca, però se avete la pelle mista, provatelo, perché davvero questo mi aiuta tantissimo a tenere a bada la lucidità nella zona T e io ho il problema di sudare qui ai lati del naso e qui e con questo prodotto sudo molto molto di meno. Passiamo però al fondotinta. Allora, la prima volta che ho applicato questo fondotinta con voi ero rimasta un pochino, insomma, indecisa. Lo applico con il pennello, però vi faccio vedere perché vedete quanto è scavato? Cioè, ha una bella fossetta già, ecco, così si vede, ha una fossetta. Io lo sto usando praticamente tutti i giorni da quando l'ho provato con voi la prima volta. E la prima volta, appunto, vi dicevo, ero rimasta
Insomma, non delusa, però indecisa. In un primo momento non mi aveva dato chissà che grande impressione e quindi avevo detto ok, tutto bellissimo, però mi sembra un prodotto che non è adatto all'estate, perché è un balm molto luminoso, come potete vedere, e non lo vedevo proprio adatto né a me né alla stagione, sono onesta. Poi stesso in quel video, nel corso del video, insomma, quindi poi settandolo, sistemandolo, eccetera, già avevo cambiato idea, però non mi sono sbilanciata perché ovviamente era una prima impressione. Adesso vi posso dire che a distanza di diversi giorni dall'utilizzo, anzi direi diverse settimane dall'utilizzo, questo prodotto mi piace moltissimo. Allora, è un prodotto leggero, un fondotinta super leggero, è vero, è molto luminoso. Però, secondo me, questa caratteristica lo rende adatto sia a una pelle più secca della mia. Io prendo la tonalità 3, ho preso la tonalità 3, ve lo dico giusto per referenza. Quindi dicevo, questa caratteristica di essere così luminoso, così appunto è una forma in balm, quindi non mi potevo aspettare qualcosa di diverso. E, è adatto, secondo me, sia a una pelle un po' più secca, sia a una pelle come la mia, perché non la va a segnare e allo stesso tempo, se lo settate con una cipria, sta là tutto il giorno. Quindi, secondo me, questo fondotinta alla fine della fiera è adatto anche al periodo estivo. Forse sicuramente col periodo autunnale lo apprezzerò ancora di più perché la pelle sarà anche un po' più secca e quindi non andrà a lucidarsi così tanto senza essere settato con la cipria, però vi ripeto, secondo me questo prodotto merita. Poi costa davvero poco, quindi se siete interessati a provarlo, se magari non lo avevate preso perché eravate un po' scoraggiati, secondo me per quello che costa potete provarlo. I colori, insomma, le colorazioni sono poche, mi rendo conto, cioè se io che non sono così tanto scuro ho preso già la 3, mi pare che siano 6 le colorazioni, quindi diciamo che sono un po' poche, però essendo che appunto ha una coprenza leggerissima, cerco di farvi vedere, nonostante sia lucido, però vedete che bello effetto. Adesso vi faccio vedere quando lo setto con la cipria, praticamente sembra che io non abbia applicato niente, ma che abbia soltanto una base super perfezionata. Davvero un prodotto secondo me bello, una bella uscita e lavorato bene così come vi ho fatto vedere a me piace tantissimo. Per quanto riguarda il correttore vado sempre con questo qui di Huda, ormai, Madonna, ormai me lo vedete utilizzare da diverso tempo, è un correttore che mi sta piacendo tanto ma che io sono intenzionata a terminare. Ok, forse ne ho messo troppo, lo portiamo anche un po' di qua. E mi piace proprio tanto perché va a piallare bene e a coprire, però sono arrivata più o meno qui a spremere, quindi davvero ne rimane pochissimo, però mi sta durando davvero tanto, è infinito, io non mi ricordo nemmeno quanto ce n'è dentro, 10 ml, cavolo, ecco perché sta durando davvero tantissimo, sono mesi che utilizzo lui e che in utilizzo sto mettendo solo lui, cioè non ne sto mettendo altri, non è che lo alterno. Non sto neanche testando nuovi correttori, quindi era un buon investimento, insomma, peccato che l'abbiano tolto dal commercio, però io ho quell'altro di Huda, il nuovo, che ancora non ho provato, perché proprio speravo di finire prima lui, ma è infinito, e quindi spero che sia, insomma, all'altezza, in modo tale da non rimpiangere questo qui. Allora, il correttore io lo sfumo ultimamente, ve l'ho fatto vedere già altre volte, con lo stesso pennello del fondotinta perché mi aiuta a dare un po' di uniformità. Lo sfumo bene anche sotto. E poi invece, avete visto, sono rimasta solo sotto, non sono andata anche sulla parte alta dell'occhio, quindi sulla palpebra, perché sulla palpebra vado a mettere il solito primer che sto utilizzando ormai da mesi, è l'unico primer occhi che io ho perché gli altri li ho dati via, ed è quello lì di Mulac, mi piace proprio tanto. E anche il primer occhi era un prodotto che io spesso skippavo, magari mettevo il correttore e non utilizzavo il primer occhi. Errore, perché in realtà questo primer è davvero bello. Questo qui invece lo sfumo con una blender e poi andiamo a fissare tutto con la cipria in polvere libera di Huda. Tranne, vabbè, ovviamente, tranne il contorno occhi che vado a fissare con la solita di Pat. Nell'ultimo video
Non ve l'ho mostrata la cipria di Pat perché diciamo nella velocità sono andata con quella di Huda, però solitamente sto utilizzando questa qui per il contorno occhi, la compatta di Pat, e anche questa qui vedete che bella scavata, mi sta piacendo molto anche lei. E vado con questo pennello qui che è bello fitto e mi aiuta a settare bene in modo tale da scongiurare le pieghette. Io ho delle occhiaie molto marcate purtroppo, quindi devo per forza mettere un correttore abbastanza coprente, cioè oddio, per forza no, perché non è che me l'ha ordinato il medico, però è una cosa insomma che piace a me, non mi piace vedermi con le occhiaie, anche perché mi sa tanto di avere l'aria malata. Vado con questa qui di Huda, allora faccio una cosa, prendo lo stesso pennello con cui ho applicato quello, la cipria nel contorno occhi e vado un pochino, diciamo, nelle zone più critiche. Questo passaggio ve l'ho già fatto vedere, quindi zona del mento, qui ai lati della bocca, ai lati del naso e anche bene qui, che sono le zone per me critiche. E poi sulla fronte. Bene così. Invece sul resto del viso vado sempre con un pennello un po' più ampio. E setto tutto. Ora che ho settato, mi avvicino e vi faccio vedere anche l'effetto della base settata con cipria. Quindi tolta, diciamo, la lucidità, che per me non va bene, però ovviamente se una persona magari ha una pelle un po' più secca non ha bisogno di fare tutti questi strati, magari basta ecco avere la pelle un pochino più secca per stare a posto e non dover mettere questa cipria, però io la metto e l'effetto sul viso mi piace tanto, vedete? Faccio vedere bene. Si vedono tutti i nei. Non è un fondotinta coprente. Però è una bella base, no? Vi devo dire la verità, mi piace, l'ho rivalutato questo prodotto, non pensavo, anche perché dalle premesse appunto sembrava essere un prodotto che non poteva proprio funzionare su di me, invece no, vi devo dire la verità, funziona benissimo. Allora, off camera sono andata a settare e a illuminare più che altro l'arcata, sì, l'arcata sopraccigliare e la palpebra fissa con questo ombretto monopan di Astra e ho realizzato le sopracciglia con il mascara per sopracciglia di Astra e il pennarello, questo qui della NYX. Ho aggiunto giusto qualche peletto. Allora, vorrei però andare con voi a completare la base. Come vi anticipavo, ho qui da provare il bronzer della linea Skin Mate di Mesauda nella colorazione 106. Ve ne ho parlato già abbondantemente di questi prodotti, però per quanto riguarda i blush, perché il bronzer non ce l'avevo ancora. Lo vedete così tocchicciato perché appena è arrivato, insomma, lo sono andata a toccare perché mi sembrava molto scuro in cialda, quindi mi sono un po' pentita inizialmente di non aver preso la colorazione più chiara, però poi una volta swatchato non era così scuro, quindi insomma sono contenta di aver preso lui. Vado a rimuovere anche la pellicola e lo utilizzo quindi con voi la prima volta. Allora, ho settato la base. Sì, mi direte sei pazza, sono prodotti in crema. Io mi trovo bene così, cioè, soprattutto non lo faccio sempre in realtà. Il colore va bene, dai. Pensavo fosse troppo scuro, invece no, va bene per me. In realtà vi dicevo, non lo faccio sempre, non è che fisso sempre prima la base e poi utilizzo i prodotti in crema, però certe volte quando sono in velocità al mattino, sì, anche istintivamente mi setto prima la base e poi vado con le creme sopra. Quindi per me il test del prodotto in crema che funziona anche su base settata è fondamentale. Certe volte dipende anche dalla velocità con cui mi trucco, sono passaggi che non sempre faccio nello stesso ordine, quindi dipende anche da, appunto dalla velocità in cui mi trucco e sì, per me il prodotto deve funzionare anche su base settata, è fondamentale, non al 100%, però ecco, se funziona è meglio perché così mi evita lo sbattimento, anche perché vi dico proprio sinceramente,
un pelo, ok. Vi dico proprio sinceramente, se il prodotto non funziona bene sulla base settata, per me non dico che è inutile averlo preso in crema, ma quasi, perché il bello delle creme, secondo me, è che danno quella tridimensionalità al viso che non tutte le polveri danno. Ovviamente, se io adesso vado con una cipria sul prodotto in crema, lo vado un po' ad appiattire. Allora, parto con l'idea di voler fare magari un contour freddo e di andare con un bronzer in polvere sopra, ok. Altrimenti, se io vado a mettere un prodotto in crema e ci metto la cipria sopra, è inutile, mettevo la polvere. Quindi, per me il prodotto in crema deve funzionare bene anche su base settata e vi dico che questo qui funziona benissimo. Io non avevo dubbi perché in realtà sono stati recensiti, io intanto mi guardo, sono stati recensiti benissimo da tante persone questi prodotti, ma io avevo già provato due dei blush, quindi andavo un po' a colpo sicuro. Però adesso come sì, scusatemi, come blush voglio mostrarvi un altro prodotto che in realtà vi ho mostrato poco. Mea culpa. Parlo dei blush di Succu. Secondo me questi blush non hanno nulla da invidiare ad altri blush, anche perché questi non sono proprio economici. Io li ho presi su Cult Beauty, la confezione è molto elegante, bella, lascia un po' le ditate, però è molto bella. Avete qui la scritta con il nome del brand. Ha uno specchietto, questo è il blush che voglio utilizzare oggi e all'interno c'è anche un pennellino che ovviamente noi non andremo a utilizzare. Questa colorazione alla fine l'ho tenuta tanto per l'estate e l'ho utilizzata stamattina la prima volta. E io guardo la base e sono estasiata nel frattempo. Dicevo, l'ho utilizzato stamattina per la prima volta e ho detto, cavolo, però lo potevo utilizzare di più, ma in realtà l'estate è ancora lunga, quindi c'è ancora tempo. Vedete che bel colore? È proprio un colore caldo, nude estivo. Che secondo me, con l'idea di look che ho in mente, si sposa benissimo. Ci ho anche dato una unghiata all'interno. Allora, la formula di questi blush, secondo me, è un po' simile all'idea di quelli di Mesauda. Vi spiego. Allora, non hanno una texture spugnosa, porosa come quelli di Mesauda. Quelli di Mesauda, quando li guardate, se sembrano proprio delle spugne. Questo qui no, però vedete che io quando lo tocco. Sembra ha comunque una consistenza che non sembra una polvere perché vedete come lascia l'alone, però in realtà è un prodotto in polvere. Per questo vi dico, l'idea è un po' simile a quello di Mesauda, ma non è lo stesso tipo di prodotto. E poi vedete, non è opaco del tutto, ha comunque una sua luminosità. E mi piace, lo trovo molto bello. In realtà, sì, mi sono un po' pentita di non averlo usato di più, però c'è ancora tempo, cioè non siamo in ritardo. Lo voglio solamente sfumare un po' meglio perché mi pare di averlo lasciato un po' troppo depositato. Per farvelo vedere, sono andata un po' di fretta. Bello, mi piace proprio tanto questo colore e sono andata anche un po' più pesante di come vado di solito con il blush, però mi piace, mi ha ridato un po' di tridimensionalità. Allora andiamo però al look occhi. Io nel frattempo prendo gli attrezzi del mestiere perché andiamo a provare appunto una palette che non avevo ancora usato mai, quindi contentissima di mettere in utilizzo lei. E vi anticipo già che il look sarà incentrato sui colori con i toni del verde. Proprio perché ho anche il cerchietto verde, quindi voglio rimanere in tema. Questo è un brand, vi dicevo in anteprima, che in apertura che potete trovare su Monolith e mi hanno parlato molto bene dei matte di questo brand le sorelle Martinez, quindi io ho grandi aspettative. Allora, lo specchio della palette è enorme, ma anche le cialde sono grandissime. Ve lo dico velocemente, vado a utilizzare questi due colori per costruire. E poi questo qui è un nero. Io in realtà per scurire ho preso un'altra palette, sempre che potete trovare su Monolith, ve la mostro dopo quando la usiamo, perché non mi andava tanto di scurire l'angolo esterno con il nero, ma più con un verde scuro. Quindi utilizzeremo questi due per costruire il look e questo qui per illuminare e poi con il verde scuro vado a dare un po' di intensità. Allora, in cialda spolverano un pochino, però sì, anche diciamo, il pennello spolvera, però vediamo come vanno sull'occhio. Forse se mi avvicino vedete meglio. Ok. Vedete che sull'occhio alla fine si sfuma molto bene, è pigmentato.
Ho fatto una sola passata, io non ho la manualità di una professionista, vedete che vado proprio molto, molto, come si dice, senza precisione, ecco, in maniera imprecisa, non mi veniva il termine. Sto andando con quello più chiaro, con il verde più chiaro, e vedete che alla fine si sfumano praticamente da soli. È vero che c'è il primer di Mulac sotto, però ci sono anche ombretti che con il primer di Mulac non si sfumano così. Devo dire che già la primissima impressione è positiva. Vado con un pennello un pochino più piccolo, più fitto, e prendo il verde più scuro. Anche questo qui in cialda spolvera un pochino, fa un po' di fallout sul pennello, però poi sull'occhio, insomma, sul viso non c'è niente. Ok, questo va un attimo stratificato di più di quello di prima, però comunque rende benissimo. Vado anche un po' così nella piega. Vedete che in un attimo ho creato il look. Avevano ragione le Martinos. Vabbè, io non è che non mi fido. Però, sapete, certe volte si parla di così tanti brand, di così tante cose, non possiamo provare tutto, perché altrimenti, cioè, dovremmo prendere una casa solo per i trucchi, se volessimo provare tutto. Invece, dobbiamo provare magari un po' alla volta. Comunque, il fatto che queste cialde sono enormi mi fa pensare che non finiranno mai, che non si bucheranno mai, sono proprio grandissime, però vedete che alla fine, veramente in 2 secondi, ho creato la base per il look occhi. Vado solamente a pennello scarico con quello lì, insomma, col pennello che ho utilizzato prima, e vado a riprendere un po' le sfumature. Bello, cioè in un attimo, veramente un attimo, ho ricreato il look. Quindi sì, matte davvero validi. Mi sento proprio di sbilanciarmi perché in un attimo abbiamo ricreato questa sfumatura di verde. Per scurire vado con questa palette qui, di Glam Light, sì, è Glam Light della collezione per Scooby-Doo, sempre l'ho presa su Monolith. Questa palette ha questo verde bello scuro che voglio usare per intensificare un pochino, ma proprio ne prendo poco perché questo verde mi ricordo che era, ecco, era super intenso. Proprio poco poco poco, poi lo deposito così, poi vado con l'altro pennello a sfumare un pochino i bordi. Anche questi qui sono validi come ombretti. Vi ho registrato un paio di video con queste palette, queste perché c'è anche una con i toni del viola. Io lo deposito senza trascinarlo e vado con il pennello di prima a definire i bordi, perché non voglio che questo verde scuro si diffonda troppo, cioè non voglio che arrivi ovunque, voglio che rimanga qui. Vado solamente, vedete, a sfumare solo lungo i bordi, senza aggiungere altro prodotto perché ce n'è già tanto sul pennello. Intensifico un altro pochino e sfumo. Allora, questo che ho fatto oggi è una cosa abbastanza pericolosa perché ho preso due prodotti, due palette di brand diversi, e ho provato a mixare. È una cosa che io faccio spesso quando non trovo in una palette un colore che però ho in un'altra. E per me il fatto che i matte si riescano a mixare con, diciamo, tra di loro, anche se sono di brand diversi, è fondamentale. Ci sono delle palette che magari non mi permettono di fare questo perché i matte non si mischiano tra di loro, certe volte neanche quelli della stessa palette si mischiano tra di loro, quindi figuriamoci. E invece adesso, con veramente pochi passaggi, abbiamo ricreato una bella sfumatura di verde. Allora, potrei prendere uno di questi shimmer che sono meravigliosi. Però io voglio prendere ancora un'altra palette per farvi vedere che certe volte non serve acquistare proprio tutte le palette. Poi lo dico proprio io che ne compro tante, però diciamo che faccio, come si dice, predica bene e razzola male. Prendo la Dancing in the Sky di Gloss Gods, che se non sbaglio tra poco sarà disponibile anche questo brand, insomma, su Monolith. Però questo è un brand europeo, è svedese, e quindi lo potete acquistare dal loro sito ufficiale già senza dogana, si pagano solo le spese di spedizione. Io oggi ho swatchato un pochino le palette di Gloss Gods, perché mi è arrivata la nuova qualche giorno fa, quella della nuova collezione, e i colori all'interno mi sembrava di averli già visti. Vi lascio così perché registrerò un video in cui ve le mostro e vi faccio vedere.
che cosa ho notato? Questi sono i colori presenti all'interno di questa palette. Io non so quale scegliere. Da una parte ne vorrei prendere uno nuovo che non ho mai usato o che ho usato poco. Dall'altra parte ci sono quelli che già ho usato, che mi piacciono tanto e che conosco. Però no, proviamo qualcosa che non lo so. In realtà questo non lo so se l'ho provato. Però provo comunque lui, vado con questo qui, perché se l'ho provato non me lo ricordo, quindi vuol dire che lo dobbiamo riprovare. Però aspettate. Ecco qua, mi sono ricordata, voglio mettere un po' di colla. Prendo questo ombretto che si chiama Bucket List, lui. Con il dito, guardate che meraviglia, e lo applico. Che gli vogliamo dire? Non gli possiamo dire assolutamente niente. Sono meravigliosi questi ombretti, belli, veramente molto molto belli. Belli, ma io sono senza parole quando utilizzo questi ombretti, non so cosa dire, perché davvero la qualità è alta per quello che li paghiamo rispetto magari ad altre proposte, e la resa. Ma poi come è andato bene con questo look? Mi è andato proprio benissimo questo ombretto. Allora, poiché non voglio che duri davvero tanto come al solito, off camera faccio eyeliner, applico il mascara, tanto non ho niente di nuovo da mostrarvi, la matita, e da questa palette qui di Unearthly vado a prendere questo shimmer qua e illumino all'angolo interno, e poi ci vediamo insomma per le considerazioni finali e per fare insieme le labbra. Eccomi di ritorno. Allora, vi faccio vedere il look un pochino più da vicino se ci riesco. Ok, guardate la bellezza del look occhi, stupendo. E questo è il risultato anche con le labbra. Allora, vi dico tutto quello che ho utilizzato off camera e facciamo un breve recap. Per quanto riguarda il primer, vi ripeto, per me questo è un prodotto che vale, vale la pena acquistare, lo utilizzo già da parecchio tempo e secondo me, sì, se volete provare qualcosa del brand Overskin e avete insomma una pelle che necessita delle cose di cui vi ho parlato, quindi dell'opacità oppure di perfezionare la grana, questo qui è buono, è ottimo, mi è piaciuto tanto, mi sta piacendo tanto, sono contenta di averlo acquistato. Fondotinta di Astra, grande scoperta slash riscoperta, perché scoperta perché è un prodotto nuovo, riscoperta perché utilizzandolo ho imparato appunto ad utilizzarlo e ad apprezzarlo. È un prodotto che va messo in piccolissime quantità per quanto mi riguarda, ma regala un effetto bellissimo. Vi faccio rivedere perché, cioè, guardate, l'ho utilizzato tanto ed è un prodotto nuovo, quindi vuol dire che davvero mi sta piacendo, perché altrimenti non lo utilizzerei così. Poi, per quanto riguarda il bronzer, siamo andati con lo Skin Mate di Mesauda, linea che mi sta piacendo tantissimo, sia per quanto riguarda i blush, sia per quanto riguarda il bronzer. Ovviamente era una prima applicazione, però se ha la stessa resa dei blush, io vado proprio sul sicuro, e sono prodotti che mi stanno piacendo. Blush di Succu, bello, questo l'ho utilizzato anche stamattina, scusatemi, e per uscire. Vedete che inizialmente sembrava che ne avessi messo tanto, però poi una volta amalgamato con il resto del look, una volta bilanciato con il look occhi, è un prodotto insomma che mi sta piacendo. La texture è particolare, e se non avete provato questi blush ve li consiglio. La texture mi ricorda un pochino quelli lì di Valentino, quindi un qualcosa che al tatto sembra cremoso ma poi in realtà è una polvere. Bello, veramente molto molto bello, e soprattutto non è un blush piatto, pur essendo una polvere è abbastanza tridimensionale. Alla fine come illuminante sono andata ad aggiungere un pochino di questo degli Skin Glazing di Nabla nella colorazione Amnesia. Mi dimentico sempre di quanto sia bello questo illuminante, lo devo ripescare più spesso, cioè è un effetto bagnato bellissimo, ma non serve che io sia qui a descrivervelo, perché insomma sono dei prodotti che... insomma, sono preceduti dalla loro stessa fama.
Le palette che ho utilizzato. Allora, la vera novità era questa. È vero che ho utilizzato solamente due ombretti, tre perché poi sono andata in angolo interno con insomma, con l'ombretto luminoso, però vi posso dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla velocità con cui in cui si sono sfumati i matte e dal fatto che si sono praticamente sposati bene con lo scuro di quest'altra palette. Quindi, secondo me, la palette di Unearthly mi regalerà delle gioie. La testerò più a lungo, ovviamente, perché questo era un primo utilizzo. Intanto qua casca roba. Era un primo utilizzo, però, insomma, per il momento sono piacevolmente sorpresa. Dancing in the Sky di Gloss Gods non ha bisogno di presentazioni. Vi ho fatto diversi video su Gloss Gods qui sul canale. Vi ho detto più volte che il brand mi piace tantissimo, quindi non sto a ripetermi. Per quanto riguarda le ciglia, non ve l'ho fatto vedere in applicazione per una questione di velocità, però ho utilizzato il Telescopic Lift di L'Oreal e devo dire che anche questo è un mascara che mi sta piacendo tanto. Questo qui io l'ho acquistato su consiglio inizialmente di Lori del canale Wake Up and Makeup, ma so che anche tante altre persone l'hanno acquistato e l'hanno testato in video e è piaciuto a tutti. È un prodotto che io inizialmente non avevo capito, perché ha lo scovolino fatto così, ve lo faccio vedere, ve l'ho ripetuto più volte questo discorso, ve l'ho fatto più volte, però magari non tutti guardano tutti i video. Allora, ha i dentini da tutti i lati tranne sotto. E io, insomma, avevo un po' di difficoltà perché solitamente quando applico il mascara, magari lo scovolino lo giro, lo rigiro, insomma, cerco di scaricarlo bene sulle ciglia. Questo qui, questa cosa non la può fare, però la parte piatta è molto comoda perché quando voi andate a pettinare le ciglia, insomma, dalla zona in cui ci sono i dentini, poi lo girate, andate sulla parte dove non ci sono i dentini, quella parte vi aiuta ad alzare le ciglia un po' come se aveste fatto, insomma, un effetto con il piegaciglia. Quindi, bello, veramente molto bello. Mi sembra di avervi parlato di tutto, quindi passiamo alle labbra. La combo che ho sulle labbra è una combo di prodotti vecchi, quindi nulla di nuovo, che però ho rispolverato e che insomma, mi ha fatto molto piacere perché sono prodotti che ho amato tanto e che quindi continuo ad amare tanto. La prima, è la matita Lip Shaper di Nabla nella colorazione Nude 5, quindi mi pare che questa fosse la penultima più scura. L'ho applicata, ho fatto un po' di contorno e poi l'ho sfumata con il dito per non avere un contorno proprio netto e sono andata con questo gloss di Mulac, della linea Psygloss nella colorazione Disconnected. E anche lui mi piace tanto. Questi non sono dei semplici gloss, sono dei gloss che hanno un effetto un po' plumping, quindi quando lo applicate, non brucia, però sentite un po' di odore di sapore mentolato. Quindi non è un gloss normale, ecco, è comunque un gloss che punta a dare un po' di volume alle labbra. Diciamo che più o meno è la stessa idea del lip balm di Makeup by Mario, solo che quello è in versione in balm, questo è un gloss. E quindi penso di avervi parlato di tutto. Io vi ringrazio se siete rimasti fino a questo punto e spero che il look vi sia piaciuto, spero che il video vi sia stato utile. Alla prossima!